buon pomeriggio, ritorniamo anche questa settimana con Spazio Salute. In questa puntata parleremo delle malattie reumatiche e in particolare dell'artrite reumatoide. Lo faremo in compagnia del dottor Angelo De Cata, responsabile dell'unità di reumatologia in Casa Sollievo della Sofferenza. Buon pomeriggio, dottor De Cata. Buon pomeriggio a voi. Io ho fatto una piccola introduzione sull'argomento, noi parleremo nello specifico di artrite reumatoide, però mi piacerebbe con lei aprire questa puntata per capire intanto quando parliamo di malattie reumatiche di che cosa parliamo, perché in molti c'è l'idea che siano malattie, patologie legate magari anche a fattori climatici come il caldo o il freddo. Allora lei ha il compito di sfatare dei falsi miti e di farci capire che cosa sono le malattie reumatiche. Malattie reumatiche sono malattie infiammatorie che possono colpire articolazioni, tendini, legamenti, muscoli, ossa, ma anche organi interni e a volte possono dare anche l'insufficienza della funzione di quell'organo interno. Nei casi più severi si può avere anche la morte se non curata, la malattia reumatica specifica. Sono legate a fattori climatici o questa è una falsa convinzione? Il clima può incidere soltanto in una fetta, in una porzione di queste patologie, ma non certamente nelle patologie infiammatorie, che sono quelle più importanti. Quante sono le malattie reumatiche? Quali sono quelle più comuni? Ma intanto diciamo che sono oltre 150 le malattie reumatiche. Per farvi capire il peso del problema, se uniamo tutte le persone che hanno l'artrite, tutte le persone che hanno l'artrosi, avremo circa il 15% della popolazione italiana e, trattandosi di patologie croniche, queste sono seconde solo alla ipertensione arteriosa. Quindi sono molto molto diffuse. In questa puntata noi parleremo dello specifico però di artrite reumatoide. Che cos'è l'artrite reumatoide? È una patologia infiammatoria che interessa le articolazioni in maniera simmetrica, in maniera cronica e quindi continua, che se non curata, soprattutto se non curata in tempi brevi, porta molto facilmente all'handicap. Quanto è diffusa e come si manifesta soprattutto? Ci sono circa 600.000 casi in Italia, con un'incidenza di un caso su 100 persone più o meno, è questo il profilo della diffusione in Italia. Si manifesta con dolori molto intensi che esordiscono di solito alle mani, ai polsi, o ai piedi. Esistono anche varianti atipiche in cui l'esordio avviene in altre articolazioni, ma la caratteristica che esprime la malattia è quella della simmetricità e della poliarticolarità, per cui il paziente che ha un'artrite reumatoide ha più articolazioni prese, di solito almeno 3 o 4, con un quadro di simmetricità, un evidente quadro infiammatorio, per cui al dolore si associa anche il gonfiore articolare e la persistenza del dolore H24, e la notte è particolarmente temuta dai pazienti artritici perché la sintomatologia è molto più intensa di notte che di giorno. Cioè, i dolori sono più forti a riposo, paradossalmente? Di riposo, ma in realtà non è perché è più forte l'artrite durante la notte, è perché di notte ci sono meno stimoli visivi, olfattivi, uditivi, per cui il paziente è molto più concentrato sul dolore di quanto non lo sia di giorno, per cui lamenta più fastidio, più problemi durante la notte la passa insonne. Chi colpisce prevalentemente? Ci sono dei soggetti più a rischio? Qual è l'età durante la quale può insorgere questo tipo di patologia? Ma l'artrite reumatoide può colpire dai primi anni di vita le persone molto anziane, però la fascia di età più colpita è quella media, giovanile media, quindi diciamo dai 20 anni ai 50 anni, e sono colpiti entrambi i sessi, forse con leggera prevalenza per il sesso femminile. Ci può spiegare la differenza? Lei prima, parlando di malattie reumatiche, ne ha citate appunto due tra tutte, appunto l'artrite reumatoide di cui stiamo parlando e anche l'artrosi. Qual è la differenza? Perché spesso vengono confuse. Allora, intanto c'è una differenza anatomica, perché l'artrite reumatoide colpisce le capsule articolari, le membrane sinoviali, quella sorta di membrana che circonda, delimita l'ambiente articolare, mentre l'artrosi è una malattia degenerativa che colpisce le cartilagini, quindi questa è già una prima differenza.
La seconda differenza è che la malattia artrite reumatoide è infiammatoria, persistente, cronica, non ha fasi di pause della sintomatologia di notte e di giorno, mentre l'artrosi caratteristicamente dà dei dolori da carico, in cui il paziente incontra l'artrosi praticamente durante il giorno, in particolare se fa dei lavori pesanti, mentre con il riposo notturno la sintomatologia tende a diminuire. Quando lei dice cronica, parlando appunto dell'artrite reumatoide, intende dire che può essere curata, tenuta diciamo sotto controllo, ma che non sparisce? Malattia artrite reumatoide è una malattia molto importante perché se non curata bene in tempi rapidi spesso conduce all'endemico. Diciamo che in Italia più o meno il 40% delle persone che hanno artrite reumatoidi tendono ad evolvere verso un handicap cronico importante che coinvolge anche socialmente la famiglia, in quanto la maggior parte delle persone per vari motivi, per cattiva aderenza alla terapia, ma anche per altri fattori, tende a non seguire adeguatamente le terapie, mentre diventa molto importante iniziare una terapia farmacologica in tempi brevi con la quale il paziente può essere gestito molto bene. Poi arriveremo anche a parlare più nel dettaglio delle terapie. Le chiedo però se ci sono dei fattori, di rischio, se ci sono dei soggetti a rischio. Certo, ci sono fattori di rischio di tipo costituzionale che sono legati alla genetica del soggetto. Alcune di queste persone hanno una chiara familiarità con altre persone in famiglia, consanguinei che hanno l'artrite reumatoide, altri, pur avendo una predisposizione genetica, non hanno familiarità, ma mantengono una predisposizione. Quindi è fondamentale la predisposizione genetica, che a volte è evidente, a volte non lo è. E poi ci sono i fattori ambientali. Questo è uno di quegli argomenti che si sta sviluppando molto in questi ultimi anni. Si sa che il fumo di sigaretta e le infezioni parodontali possono rappresentare un fattore stimolante sulla base di una piattaforma di predisposizione genetica allo sviluppo e alla realizzazione di un quadro clinico di artrite reumatoide. Quindi l'ambiente è importante, le abitudini come il fumo di sigaretta, la pulizia del cavo orale, l'igiene orale sono fattori molto importanti. Lei prima parlava dell'importanza di, come dire, adottare delle terapie adeguate e soprattutto seguirle, in modo, giusto, ma per arrivare alle terapie ovviamente è necessaria, una prima diagnosi. Quali possono essere i campanelli d'allarme che possono, come dire, indurci a, indagare e, rivolgerci ad un esperto per una corretta diagnosi? La diagnosi di artrite è molto semplice perché è estremamente intensa. Chi ha un'artrite, anche solo di un'articolazione, capisce che c'è qualcosa di diverso che sta succedendo nel suo corpo. Quindi va invitato a interpellare subito il reumatologo. Spesso e volentieri si perde tempo perché con l'aiuto magari del medico curante si iniziano terapie con cortisonici, antinfiammatori che fanno nient'altro che prolungare il tempo per la diagnosi, facendo perdere tempo per l'inizio di una vera terapia curativa. Quindi bisogna al primo segnale di artrite, dolore intenso, persistente, con gonfiore almeno di una sola articolazione, anche solo di un'articolazione, contattare il reumatologo più vicino. E alla diagnosi poi come si arriva? Clinicamente, la diagnosi di artrite reumatoide è molto facile dal punto di vista clinico, nel senso che ha la caratteristica di questo impegno poliarticolare simmetrico, soprattutto di mani, polsi, spesso anche piedi e caviglie, ma le altre articolazioni non sono esenti. A volte vi è anche l'associazione con dei dati di laboratorio. Alcuni pazienti, circa un 50%, sono accompagnati da dati di laboratorio caratterizzati dalla positività di alcuni specifici anticorpi, come il fattore reumatoide e gli anticorpi anticitrullina. Ovviamente di base c'è la presenza di indici infiammatori elevati, come la VES e la PCR, ma il quadro clinico da solo è già sufficiente molte volte per fare diagnosi. Quindi è importante fare diagnosi in tempo e quindi è importante anche, come lei giustamente sottolineava, non sottovalutare quelli che possono essere appunto dei campanelli d'allarme, perché la terapia poi deve essere tempestiva e deve essere seguita insomma in maniera impeccabile. Sulla terapia, sulle terapie per meglio dire, ne parleremo subito dopo questa brevissima interruzione. A fra poco.
Ritorniamo in studio con Spazio Salute, torniamo a collegarci con Casa Sollievo della Sofferenza. In collegamento per noi questo pomeriggio il dottor Angelo De Cata, responsabile dell'unità di reumatologia in Casa Sollievo della Sofferenza. Dottor De Cata, torno da lei, stiamo parlando di artrite reumatoide, abbiamo chiarito di che cosa si tratta, quali sono i sintomi, chi ne è colpito e come si arriva ad una diagnosi. Lei sottolineava l'importanza di ricorrere in maniera tempestiva ad adeguate terapie. Le chiedo quali sono le terapie da seguire per questo tipo di patologia. Sì, intanto la prima cosa è cercare di sfiammare la sintomatologia, perché sono pazienti che stanno veramente male, per cui l'obiettivo primario è cercare di farli, di darli, donargli una notte di riposo, per cui bisogna iniziare una cura di solito con dosi medio-basse di cortisone, eventualmente associate con un antinfiammatorio da prendere prevalentemente serale. Quindi l'associazione cortisonico e eventualmente antinfiammatorio è una terapia che di solito noi usiamo nelle primissime fasi, quando c'è bisogno di donare un po' di serenità al paziente. Però il paziente va inquadrato, perché in base all'età, in base al profilo dell'artrite, che tipo di artrite abbiamo, quanto è importante, quanto è localizzata in più articolazioni piuttosto che in poche, e il profilo di laboratorio ed eventuali comorbidità, pazienti con diabete, pazienti con altre malattie, studiamo la terapia curativa migliore da proporre al paziente, che va iniziata il prima possibile. Ci sono degli studi che hanno dimostrato che un ritardo nella terapia, anche di solo 3 mesi, può produrre dei danni articolari che il paziente avrà per sempre a livello delle sue articolazioni, soprattutto delle piccole articolazioni delle mani e dei polsi. Mentre una cura iniziata precocemente, nei primissimi mesi, primo, secondo mese, conduce, soprattutto se il paziente e il medico si vedranno spesso in un controllo periodico del quadro clinico e di laboratorio, ad un ottimo controllo della malattia. I farmaci a disposizione per la cura della malattia sono i farmaci immunosoppressori, o farmaci di fondo, farmaci curativi, che riescono a modulare il sistema immunitario addormentandolo progressivamente. Farmaco tipico, diciamo, con cui noi iniziamo la cura di questi pazienti è il metotrexato, ma in alcuni pazienti, persone più anziane o che non rispondono bene al metotrexato, si possono usare altri farmaci immunosoppressori che hanno nomi differenti e che si possono, chiaramente, sono disponibili sul territorio. Esiste anche una necessità di intraprendere in una seconda fase, sempre appunto accompagnata alla terapia, un percorso di riabilitazione? Sì, questo è un percorso di grande importanza. Chiaramente quando la malattia si è stabilizzata, e tanto più quando il paziente ha subito gli effetti della malattia, perché magari ha iniziato tardi la cura e ha avuto degli effetti articolari, diventa molto importante programmare una riabilitazione con chiaramente un fisioterapista, idealmente in acqua, ma si può fare bene anche in palestra. È di grande importanza, perché l'handicap fisico è dietro l'angolo, soprattutto se la malattia non è curata adeguatamente. Dottor De Cata, l'intervento chirurgico è una possibilità per trattare questo tipo di patologie o no? È una possibilità, ma è una possibilità che dobbiamo realizzare, perché la nostra idea, la nostra speranza è quella di intercettare il paziente nelle primissime fasi. Se questo avviene, non ci sarà assolutamente bisogno, perché non ci saranno danni articolari. I danni articolari che si vedono oggi sono legati a quei pazienti che in una maniera o nell'altra non hanno seguito terapie idonee. Anche spesso una malvezza è quello di iniziare a mantenere la terapia cortisonica per anni e anni senza l'aiuto di una terapia curativa con farmaci adeguati. Questi sono pazienti destinati a non avere dolori, ma avere invece i danni articolari che condizionano poi un vero handicap nel futuro. Chiarissimo, sono stati ovviamente fatti dei passi in avanti anche in questa categoria, in quest'ambito. Esistono delle terapie innovative? Glielo chiedo in maniera generica, perché poi ascolteremo anche il dottor Stefano Stisi, reumatologo, su questo argomento. Sì, sono molti anni che ci sono i biologici, i farmaci biotecnologici, che hanno la peculiarità generica di intercettare sostanze pro-infiammatorie
extracellulari, bloccando le quali il paziente ha degli effetti migliorativi enormemente importanti. Per cui la terapia biologica ha cambiato completamente la prognosi di questi pazienti. Negli anni sono nate altre molecole, ultime sono diverse molecole che hanno delle caratteristiche tali da renderle innovative come meccanismo di azione, che hanno ulteriormente migliorato la capacità di gestire questi pazienti. E allora andiamo a vedere nello specifico quali sono queste terapie innovative e come funzionano. Lo abbiamo chiesto al dottor Stefano Stisi, reumatologo, che l'ha preceduta, tra l'altro, nella presidenza del Collegio Reumatologi Italiani. Avete fatto un cambio della guardia. Allora, ascoltiamo il dottor Stefano Stisi. Buonasera e grazie per questo momento dedicato alle malattie reumatiche. In modo particolare l'artrite reumatoide è una patologia che negli ultimi anni ha beneficiato moltissimo di una serie di novità terapeutiche, trasformando la malattia che veniva considerata incurabile in una malattia tutto sommato molto facilmente gestibile. Di solito la terapia comincia sempre con un farmaco non nuovissimo, ma della metà degli anni Ottanta, che si chiama metotrexate, e se i pazienti rispondono bene, noi rimaniamo fermi il più possibile con questo farmaco che cerca di bloccare la malattia e che ci riesce in una buona percentuale, tra il 40 e il 70% dei casi. Ma quando non comincia a funzionare più, noi aggiungiamo al metotrexate dei farmaci che vengono chiamati farmaci biologici. In realtà dovremmo dire farmaci biotecnologici. Questi farmaci hanno rivoluzionato il destino della patologia, che prima era irreversibilmente un destino di invalidità e che invece oggi, grazie a loro, è un destino di normalità. I farmaci biologici o biotecnologici vengono fatti produrre da piccole forme di vita. Bios in antico greco significa appunto vita, e quindi si tratta di batteri, di solito di un batterio che si chiama Escherichia coli, nel cui viene inserito un pezzettino del nostro DNA che gli fa produrre una molecola, un anticorpo monoclonale, cioè un qualcosa che va a bloccare una parte dell'autoimmunità e che appunto mette a posto la patologia nella sua radice. Per tanti anni abbiamo utilizzato dei farmaci che vengono chiamati anti-TNF, perché questo anticorpo monoclonale prodotto da queste Escherichia coli veniva fatto iniettare, di solito sottocute, qualche volta endovena, ai pazienti, e il farmaco andava a colpire una sostanza che genera la cronicità dell'infiammazione, che appunto si chiama TNF, è una sigla che sta per Tumor Necrosis Factor. Ma poco alla volta abbiamo trovato tante altre possibilità, grazie a questi farmaci biologici, con target diversi, cioè con bersagli diversi, più complessi. Per esempio, si sono incominciati a creare dei farmaci contro alcune citochine. Le citochine sono delle sostanze che nel nostro corpo, a partenza dal punto di infiammazione, amplificano la risposta dell'infiammazione. E quindi si sono trovati degli anticorpi, si sono riusciti a produrre degli anticorpi diretti contro, per esempio, l'interleuchina 1 e poi l'interleuchina 6 e così via, verso target sempre più complessi. Oggi possiamo disporre di armi che bloccano l'attività autoimmune dei linfociti T attivati e siamo capaci di bloccare la risposta con produzione di anticorpi dei linfociti B. I linfociti sono delle cellule del nostro corpo che dovrebbero proteggerci, ma nell'artrite reumatoide sono le cellule che a un certo punto impazziscono e che invece di difenderci ci attaccano, cercando di distruggere le nostre articolazioni. Alla fine del 2017, alcune aziende farmaceutiche hanno messo in commercio poi i primi due farmaci di una nuova categoria che si chiamano anti-JAK. Si tratta di piccole molecole che vanno a bloccare la risposta autoimmune nei linfociti T. Questo è un passo importante e che ha modificato veramente in modo definitivo ulteriormente il destino della patologia, il destino negativo. Possiamo quindi dire
Infine, in sintesi, che l'artrite reumatoide oggi è una patologia curabile, soprattutto una patologia che non ci dà più disabilità. E quindi andiamo subito dal reumatologo e iniziamo subito la terapia più moderna ed esatta. E ringraziamo il dottor Stefano Stisi, reumatologo, e torno da lei, dottor De Cata, per capire se è possibile su questo tipo di problema, appunto sull'artrite reumatoide, fare prevenzione, se sì, in che modo? Sì, ma intanto l'attenzione maggiore, ma è naturale pensarlo, ce l'hanno, l'hanno quelle persone che hanno in famiglia persone che hanno artrite reumatoide, che sono soggetti che hanno una predisposizione genetica che può anche non realizzarsi mai, cioè i familiari di chi ha un'artrite reumatoide potrebbe anche non avere mai l'artrite reumatoide, è possibile, ma è anche molto probabile che non ce l'abbiano. Se vogliamo dare dei messaggi pratici, come da studi recenti, come avevo anticipato precedentemente, il fumo di sigaretta può rappresentare un fattore che aiuta a slatentizzare un percorso infiammatorio previsto geneticamente, per cui fumare in soggetti che sono geneticamente predisposti può rappresentare un fattore di rischio. Quindi questa è la prima cosa. E la seconda cosa è l'igiene orale, perché sì, ci sono ormai studi confermati del ruolo patogenetico dell'infezione parodontale da parte di alcuni germi parodontali che possono rappresentare un fattore scatenante sempre sulla base di una predisposizione genetica, cioè il fumatore che non è predisposto geneticamente difficilmente svilupperà l'artrite reumatoide. Quindi l'attenzione all'igiene orale e attenzione al fumo di sigaretta sulla base di una predisposizione genetica. Grazie mille, dottor De Cata, per essere stato con noi questo pomeriggio. Noi abbiamo terminato il tempo a disposizione, la salutiamo. Grazie ancora. Grazie. Grazie come sempre a tutti voi per averci seguito in questo spazio. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia della programmazione di Padre Pio TV.